Ciao Hassan, come stai? Io bene, bene. Sono qua con mio figlio Rashad che oggi l'ho portato allo zoo. Eh? No, sono a casa, è il mio zoo privato che gli ho fatto l'anno scorso e ci sarà andato sì e no due volte. Non sono mai contenti questi bambini di oggi, vero, vero. Prima vogliono le cose e poi non ci giocano. Tutto bene, col PSG, insomma, le cose qui non stanno andando proprio bene, bene, Hassan. Mbappé non vuole rinnovare, Neymar se ne sta andando in Arabia. Guarda, questi arabi stanno rovinando il calcio. Esatto, non ci sono più i valori di una volta, hai detto bene. Ma io infatti con i miei dirigenti ho messo dei paletti, non più di 50 milioni di stipendio ai calciatori e non più di 200 milioni per il cartellino. Esatto, se non dai un limite, Hassan, finisce così, che questi comprano senza ritegno, danno ingaggi assurdi, sì. E Neymar prenderà tipo 80 milioni a stagione. Dai, veramente questi stanno rovinando il calcio. Cosa? Vabbè? Ma che c'entra? Ma per chi gli hanno fatto un'eccezione? Per convincerlo a rinnovare gli ho dato 72 milioni all'anno, ma è stata un'eccezione, sa? Non è la stessa cosa, dai. Questi arabi invece non hanno proprio il valore dei soldi. Scusa un attimo. Rashad, non tirare il caviale alle scimmie. Quello tra l'altro è caviale beluga, costa 25.000 dollari al Non chilo. fa bene, lo voglio Rashad, ci tirare. sono bambini poveri nel mondo che questo caviale lo mangiano una o due volte al mese e tu lo sprechi così? Dai, tiragli, non so, gli escargot, il tonno rosso. Ok. Bravo. Eh sì, no, lo so, ci tengo all'educazione di Rashad. Ti dicevo, questi arabi senza ritegno. Sì, dell'Alilal là non ne parliamo, dai, Milinkovic, Savic, Neymar, Koulibaly. È perché l'Al-Nassr, Ronaldo, Mané, Brozovic, una vergogna. Che poi il calcio mica si fa con le figurine, eh? Non è che se compri i calciatori più forti poi è detto che vinci per forza. Ah, in che senso come facevo io? Hassan, i calciatori che compravo io credevano nel progetto. Cioè, certo, incentivati anche dai milioni, ma soprattutto dal progetto. Ah? Qual era il progetto? Il progetto era. Scusa un attimo, Rashad, qual era il nostro progetto col La PSG? Champions. A vincere la Champions. Lo so che non ci siamo riusciti, però ci siamo sempre andati vicino. Cosa? L'anno scorso siamo usciti agli ottavi. Vabbè, Hassan, comunque, questi qua cosa vanno a fare in Arabia? Per vincere il campionato arabo, dai, su. È chiaro che lo fanno solo per i soldi. Ma il problema è che se continuano così a salire coi prezzi, con gli ingaggi, uno non ci arriva più. Esatto, Hassan, non ci si arriva più. Ma tu pensa, e non mi vergogno a dirlo, che il mese scorso mi sono dovuto vendere Nuku'iwa, la mia isoletta privata nel Pacifico. Esatto, non ci si sta arrivando più a San. Ma vedremo dove finiremo se continuiamo così. Va bene, un abbraccio e saluto a tutti. Ciao Hassan, ciao. Rashad, andiamo a vedere gli orsi No, polari? mi scoccio. Guarda, è la prossima volta che mi dici che vuoi un animale. Andiamo a Va vedere questi orsi. bene.